Siamo lodati Gesù e Maria. Nella preghiera che ho letto a nome di tutti, molto bella, all'inizio della Santa Messa, fratelli e sorelle carissimi, io ho chiesto per me e per tutti voi al Signore queste cose, con queste parole. O Padre, fonte di sapienza, che ci ha rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, le due parabole, le prime due del Vangelo. Chi è il tesoro nascosto e la perla preziosa? La cosa è Cristo. Concedi a noi il discernimento dello Spirito, quindi di saper comprendere quali sono le cose veramente importanti, perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinuncia per l'acquisto del tuo dono. Una preghiera proprio bellissima. Quindi, renderci conto che la cosa più importante è Dio e il suo regno, e che pur di averlo qualunque cosa, questo è quello che ho chiesto, che è anche il senso della liturgia di oggi, no? Quindi queste parole esprimono in maniera meravigliosa il messaggio dell'odierna liturgia della parola, che si può sintetizzare in alcune domande molto semplici. Quanto vale per me il regno di Dio? Dio è ciò che Lui è, ciò che Lui ci dà, ciò che Lui ci dona, ciò che rappresenta. Quanto è importante per me conoscerlo? Cosa sono disposto a fare per entrare in esso? Nel Vangelo abbiamo ascoltato le ultime tre delle sette parabole del Regno di Dio che sono riportate nel 13° capitolo del Vangelo di San Matteo. Le prime due presentano appunto il Regno di Dio sotto le immagini del tesoro nascosto e della perla preziosa. Che cosa vogliono trasmettere queste immagini? Il Regno di Dio, come sapete, che è una realtà che non è ancora pienamente e perfettamente presente in questo mondo, altrimenti Gesù non ci avrebbe insegnato ad invocarla nel Padre nostro con le parole «Venga il tuo regno». Sapete che il Padre nostro è la preghiera più bella che esiste nel mondo. Dovremmo sempre recitarla con tanto amore e con tanta attenzione. Ma Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, poi «Venga il tuo regno». Se lo chiediamo, venga il tuo regno, vuol dire che qui ancora non ci sta, se no non lo chiederemo, capite? È ovvio questo qui, no? Che cos'è questo regno di Dio? È una condizione in cui l'anima, se preferiamo un termine meno antico, la persona umana nella sua integralità, è pienamente, perfettamente uniformata, meglio sarebbe dire fusa con Dio, con la sua santissima volontà, in modo che niente e nulla di lei e in lei si discosta minimamente dall'ordine voluto da Dio. Se noi vivessimo così, credetemi, vivremmo un vero e proprio anticipo del paradiso sulla terra. I santi, quelli che sono diventati grandi santi, almeno un po' hanno conosciuto questo. È ovvio che questo è un tesoro dal valore incalcolabile. Ora, nella parabola evangelica sembra che il rinvenimento del tesoro sia casuale. Questo stava girando, a un certo punto se lo trova davanti. E infatti dice, vende tutto, dice, mi compro il campo così ne prendo il tesoro, no? Quindi chi lo trova ne comprende il valore e vende tutto. Che significa questo a trovarlo casualmente? Significa, non so come sia la vostra esperienza del Signore, che a volte Dio, il suo mistero, irrompe improvvisamente e inaspettatamente nella nostra vita, provocando fortemente la nostra libertà. Quando succedono queste cose, la coscienza avverte che ci si trova dinanzi a qualcosa di grande e che da come si reagisce a questa offerta del Signore può dipendere la vita intera. A me questa cosa è successa, l'ho raccontata tante volte, nel lontano 1991. Se io non avessi partecipato alla giornata mondiale della gioventù indetta da San Giovanni Paolo II nel 91 e non c'avevo nessuna voglia di parteciparci, sicuramente qui a Sermoneta oggi non ci sarebbe Don Leonardo, d'accordo? Magari sarebbe meglio, ma sicuramente non ci sarebbe Don Leonardo, 100%. Quindi beati coloro che quando vivono, io raccontandovi questo, quando mi trovai lì, io capì che compresi subito, quello era un appuntamento del Signore. Io partivo e non sarei tornato la stessa persona che ero. Quindi quando succedono queste cose,
ce l'hai tu la percezione di attenzione, non fatti scappare questa occasione, perché se te passa sto treno, chi lo sa se poi ripassa. Ecco, e qui bisogna fare la cosa giusta, investire tutto senza paura pur di acquistare questo tesoro prezioso. Invece altre volte il mercante che cerca la perla, no, questo non è uno che lo trova per caso, questo cerca, alla fine trova la perla di grande valore, quindi non è che l'ha trovato casualmente, è il termine di un lungo cammino, a volte anche difficile cammino, no? Un po' come quello che hanno fatto i re magi quando sono partiti per trovare Gesù bambino a Betlemme. Qui sono andati in cerca sapendo quello che cercavano. Quindi altre volte il regno di Dio gli va incontro dopo una lunga e paziente ricerca, che è sempre un'ottima disposizione, perché Gesù ha detto nel Vangelo: chi cerca trova. Quindi se nel nostro cuore ci portiamo un desiderio di conoscere il Signore di più, meglio, che non ci sentiamo contenti, vorremmo qualcosa di più, Lui intercetta questo nostro desiderio e ce lo darà presto o tardi. È il caso del cercatore di perle. A un certo punto si accorge di aver trovato tutto quello che si cercava e lascia tutto pur di averlo. Volete un esempio eccellente di chi ha vissuto questa cosa? San Francesco d'Assisi, quando abbracciò il lebbroso, disse: ora finalmente ho trovato quello che cercavo. È andato alla casa, lo sappiamo tutti quello che ha fatto davanti al padre, ha lasciato tutto, si è spogliato nudo e se n'è andato. Lasciato tutto per abbracciare quello che finalmente aveva trovato. La prima lettura, ragazzi, io ogni volta che sento la prima lettura, il sogno di Gambo di Salomone, pensate un po', se va a Parisse il nostro Signore e ti dice: dimmi un po', chiedimi quello che vuoi, io te lo do. Però facciamo questo miseria, che cosa chiederemo al nostro Signore? La salute, i soldi sono sempre una cosa pericolosa, capito? Salomone gli ha chiesto la sapienza per governare il popolo. Io sono un ragazzino, che ci capisco qua a governare un popolo, dammi una mano. E il nostro Signore ha detto, è rimasto, e poi la lettura si ferma, ma il nostro Signore gli ha dato la sapienza, poi gli ha dato un sacco di soldi, poi gli ha dato un sacco di donne pure per toppe, poi gli ha dato il controllo su tutti quanti i suoi nemici in un tempo di pace. Cioè, insieme alla sapienza gli ha dato tutti i beni possibili e immaginabili. Capite? Spettacolare richiesta. E quindi Dio risponde in questo modo. Ora, nel libro della sapienza, a commento proprio di questo, si legge, sapete che i libri sapienziali sono tutti attribuiti a Salomone, quelli che stiamo meditando il giovedì sera durante l'ore sante, li abbiamo meditati quasi tutti, e nel libro della sapienza si legge, attribuito a Salomone, quindi lui sapeva quello di cui scriveva, esattamente questa splendida pericope: pregai e mi fu elargita la prudenza, sentite che bella, implorai e venne in me lo spirito della sapienza, la preferii a scelti e troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. Questo è il libro della sapienza. L'amai più della salute e della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Fanno venire i brividi queste parole, sono bellissime. E sentite la parte finale: insieme con essa mi sono venuti tutti i beni, tutti, anche quelli più spiccioli, anche quelli più legati alle necessità della vita presente, terrena. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Allora, se noi chiediamo a Dio il suo regno, ecco perché Gesù, che è intelligente, Gesù, siamo tutti d'accordo, giusto? Ci ha detto: chiedi il suo regno, perché se viene il suo regno, tutto il resto, ci dice Gesù nel Vangelo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, vi ricordate? E tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Se invece c'hai i soldi, sapete quanta gente c'ha i soldi e vive come un'anima in pena? Ma non è un modo di dire, è la verità. Guardiamoci intorno, andiamo in giro, guardiamo la televisione, quanta gente c'ha il successo e c'ha delle cose anche molto grosse da un punto di vista terreno e vive l'inferno anticipato sulla terra, altro che paradiso anticipato sulla terra. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Magari tutti, anche io, ci credessimo sul serio e vivessimo di conseguenza. La seconda lettura, un piccolo cenno, l'affermazione di San Paolo: tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Su questa frase potrebbe fare un'altra omelia,
e non è escluso che ce ne facciamo una di quelle di queste domeniche, no? Tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Gli amici e quelli che amano Dio sanno e credono di vivere sotto l'aiuto dell'Onnipotente, protetti da Lui, che mai e per nessun motivo permette e lascia che ai suoi figli amatissimi accada nulla che non concorra o volga a loro bene, vero o più grande. Quindi il messaggio di questa domenica, e concludiamo: una vita meravigliosa attende coloro che vogliono essere veramente amici di Dio, che lo desiderano con tutto il cuore, una vita meravigliosa da tutti i punti di vista. A noi il compito di rendercene conto e accogliere tanta grazia e tanta gioia. Io vi auguro, mi auguro, vi auguro, ci auguro di poter renderci conto di tanta grazia e accogliere tanta gioia. Siamo lodati Gesù e Maria.